Ho per la prima volta il piacere di fare una presentazione anch'io. Non le avevo ancora fatte oggi Napoli, con questa conferenza di Napoli, ho deciso di presentare qualcosa anch'io. Vi parlerò di stampa 3D in pratica, quindi praticamente come andiamo a stampare per realizzare qualcosa. In realtà io non sono un professionista, non mi occupo di stampa 3D. La stampa 3D è, benché sia qualcosa che conosco da tanto tempo, è un diletto, ok? Quindi qualsiasi cosa dico non è a livello professionale, giusto per intenderci. Stampa 3D in pratica, ok? In realtà devo approfondire anche questo concetto, perché sì, parlerò di stampa 3D, ma parlerò di stampa 3D a filamento, d'accordo, a livello amatoriale, quello che so fare io. Vi parlerò delle mie esperienze, di quello che normalmente creo con la stampante 3D e come le uso, ok? Quindi magari qualcuno potrebbe prendere qualche punto di riferimento, eccetera. Allora, la differenza sostanziale, io dico filamento perché esistono stampanti a filamento, quindi abbiamo proprio un vero e proprio filo che viene con il quale alimentiamo la stampante. Questo filo viene fuso dalla testina, questa qua, d'accordo, a una determinata temperatura in base al filo che utilizziamo, eccetera, e c'è un deposito su un piatto e piano piano, deposito dopo deposito, la testina sale e quindi ho il deposito e quindi il modello, la generazione di questo modello tridimensionale. Poi abbiamo le stampanti a resina, non parlerò delle stampanti a resina, non ne ho una, non ne ho mai usato una, conosco le potenzialità. Quali sono le grosse differenze tra la stampante a resina e la stampante a filamento? Allora, gioie e dolori, no? La stampante a filamento è più veloce, il modello è anche più solido, più consistente, meno qualità probabilmente. Di conseguenza la stampante invece a resina è molto precisa, non ha l'effetto scalettamento, l'effetto layer. Però è delicata, deve essere maneggiata in un certo modo, i vapori devono essere gestiti, i liquidi che si utilizzano devono essere gestiti perché questa è alimentata a filamento. Questa qua invece è alimentata tramite un bicomponente, d'accordo, che viene pietrificato al momento dello slicing, quindi della creazione del layer, tramite una lampada. Questo deposito viene pietrificato e piano piano si genera appunto il modello tridimensionale. 2014. Allora, considerate che io ho conosciuto la stampa 3D dopo il disegno, quindi io all'inizio, quando ero ragazzino, disegnavo, poi ho scoperto il computer e da allora ho scoperto questa rivoluzione, cioè riuscire a tirare fuori il disegno e animarlo, girarlo. Quindi, da chi disegnavo un fotogramma, ho potuto prendere questo oggetto che disegnavo e poterlo appunto vedere nelle diverse angolazioni. Con la stampa 3D, addirittura l'oggetto ce l'ho tra le mie mani. Quindi, immaginate che cosa meravigliosa. Nel 2014, quando le stampanti 3D cominciavano ad essere, diciamo, più accessibili, no? Tanti progetti, perché la stampa 3D nasce da progetti open source, quindi abbiamo questo ingegnere che crea per la prima volta questa stampante 3D, e poi io nel 2014 avevo una stampante 3D fatta di legno, autostampata, montata, generata, eccetera. E da lì cominciavo a fare i primi modelli. Oggi siamo nel 2023, sono cambiate tantissime cose. Tutti vogliono una stampante a filamento. Perché ho scritto questa frase? Perché nel 2014, dal 2014 in poi, c'è stata una valanga di richieste di stampanti di tutti i tipi, hanno comprato tutti i stampanti. Le scuole in Italia hanno tutte acquisite stampanti, i professori hanno comprato stampanti, tutti hanno comprato la stampante, ma c'è un ma, lo scontro con la dura realtà, no? In pochi possono usare le stampanti, perché no 3D, no party. Tutti comprano le stampanti, sono accessibili, basso costo, ci faccio quello che voglio, una bobina, un chilo, non costa nulla, e ci posso stampare tantissimo, però
Però la stampa 3D, la stampante 3D, no? Alla fine nelle scuole ha fatto la fine dei banchi a rotelle, vi ricordate i banchi a rotelle? Le stampanti 3D hanno fatto la stessa fine, accantonate o addirittura buttate via. Quindi il concetto fondamentale che voglio esprimere è questo: formazione al 3D, bisogna formarsi a costruire, a poter utilizzare contenuti tridimensionali con software. Oggi noi chiaramente siamo la comunità di Blender, con programmi come Blender, ma qualsiasi programma ci permette di stampare, ma bisogna conoscerlo, bisogna saper fare il 3D, ok? Poi si parla di stampante. È chiaro che qua tutti sappiamo usare la stampante, tutti sappiamo il 3D, quindi è un discorso fino a se stesso. La stampante 3D, ok, la mia prima esperienza, appunto acquisisco per la prima volta questa stampante precostruita, dove io comincio a serrare dadi, sostituire bulloni, girare viti col cacciavite, e comincio le prime esperienze. Le prime esperienze nel 2014 con le stampanti sono state molto, diciamo, bagni di sangue, perché riuscire a stampare con una di quelle stampanti non è mai stata cosa facile, perché continuamente a settare il piano di stampa, quello che fa avanti e indietro, continue calibrazioni, insomma, veramente un bagno di sangue. Ok? Oggi le stampanti sono effettivamente più affidabili. Oggi compri una stampante, d'accordo, e non sono più le stampanti del 2014. La stampante che compri oggi, qualsiasi tipo di stampante compri, però c'è sempre un però, oggi la metti sul tavolo, dai una calibrazione di massima e questa stampante è perfetta. Allora, cosa deve avere una stampante tridimensionale? Quali sono le caratteristiche che deve avere una stampante per essere affidabile? Piano stabile è facilmente regolabile, la temperatura deve essere affidabile, cioè noi abbiamo in una stampante due temperature da dover tenere in considerazione, parliamo sempre di stampante a filamento. Una è la temperatura del piano, l'altra è la temperatura dell'estrusore, quindi da dove arriva il filo e poi viene fuso e depositato. Okay? Il piano serve per far aderire i primi layer in maniera tale che non si stacchi e cominci a vagare in giro per il piatto, e l'altro invece deve avere un controllo, deve essere una temperatura controllata, perché non posso abbassare o aumentare la temperatura del filamento. Questo che cosa potrebbe succedere? Che il filo si blocca all'interno dell'estrusore o si bruci, va bene? Poi le stampanti sono più massicce e robuste. Adesso le stampanti non sono più fatte con legno, eccetera, ma ci sono proprio dei veri e propri profilati con i quali vengono assemblate queste stampanti, profilati che possono anche essere comprati, quindi io compro una stampante e posso anche ingrandirla grazie a questi profilati. Poi, le stampanti per essere affidabili devono essere resistenti a lunghi periodi di lavoro, cioè io la devo poter accendere ed eventualmente poterla utilizzare 24 ore su 24, ok? E le stampanti di oggi per fortuna sono così. Poi il tappetino, questa è la mia visione di stampante, cioè meglio l'esperienza che io ho fatto con le stampanti. Le stampanti devono avere un tappetino movibile. Oggi molte stampanti hanno questo tappetino magnetico che si poggia, si blocca, tu stampi, quando devi levare l'oggetto, siccome rimane attaccato al piano, anziché dare colpi di spatola per cercare di levare, o peggio ancora, lo fai a mano, fai così, lo dividi in due, devi iniziare da capo, oppure colla al nastro per recuperare il danno. Con il tappetino, levi tutto col tappetino, pieghi il tappetino e l'oggetto si stacca agevolmente. Poi, le stampanti devono avere, a mio avviso, un collegamento a PC. Poi, filo di ottima qualità, vi consiglio bianco opaco, stampate sempre in bianco opaco, ok? Non comprate fili lucidi, non vi aiutano, anzi molto spesso comportano molti più problemi. E poi eventualmente date il colore, oppure
comprate il filamento colorato, cioè ormai ci sono miriadi di tipi di filamento, miriadi di tipi di colori, e stampate a colore, quindi ogni pezzo con il colore che vi serve. E il filo deve essere chiaramente ben conservato. Questa è la mia dotazione attuale, ok? La mia chitarra, che non sono mai, stampante di grandi dimensioni, una stampante di piccole, normali dimensioni, le stampanti quelle comuni, e poi ho questo schermo, in realtà attaccato a questo schermo c'è un piccolo computer con il quale collego le due stampanti, quindi io lavoro direttamente da qua, non lavoro con l'SD sulla stampante, poi sull'elettronica della stampante, no, faccio tutto direttamente dal PC, mi aiuta, è molto più facile, perché prendo l'informazione da Blender, la gestisco, la do in pasto al software che vedremo, e dopodiché lancio direttamente la stampa dal computer. Tutto questo chiaramente sotto UPS, in maniera tale che sbalzi di tensione o sbalzi di tensione oppure va via la corrente o continuità, ok? Perché questo è uno dei problemi. Le stampanti oggi, queste due sono dotate. Le stampanti oggi hanno un sistema che prende, interrompe, se va via la corrente, interrompe la stampa e vi permette di riprenderla. Per la mia esperienza vi posso dire, non ricercate stampanti con piani regolabili automaticamente, non ricercate stampanti che fanno cose assurde. Bisogna comprare una stampante di qualità robusta, d'accordo, che abbia praticamente le manopole che siano stabili, cioè conosciute per stabilità. Queste due stampanti, no? Io le ho acquistate, le ho regolate, ho regolato il piatto, quindi lo sbandamento del piatto. Da quando le ho comprate, ormai sono passati 2 anni circa, un po' di meno forse, però ho stampato l'ira di Dio, poi dove lo vedremo, non le ho più regolate. I due piatti ogni tanto li vado a controllare, prendo la livella, no? Controllo i due assi, X e Y, e praticamente non si scalibrano, ma eventualmente non c'è problema, vado ad agire sulle rotelle senza piatti, cose strane, no, assolutamente no. L'importante è l'acquisto di stampanti affidabili. Queste due stampanti sono 2 anni cubic, io mi sto trovando benissimo, non per fare pubblicità, però per dirvi, queste due stampanti io le ho acquistate, le ho messe al lavoro, ciucci di fatica, mai più regolate. Ogni tanto le devo solamente pulire, ok? Poi andiamo a vedere la dotazione, cosa secondo me bisogna avere. Questi sono degli strumenti che io consiglio di avere, sono chiaramente a basso costo, questi si comprano normalmente nei negozi, questi qua, insomma, dei cinesi, roba che costa pochissimo, ma bisogna averla. Quindi è un set di punteruoli, un pochettino di tutte le curvature, in maniera tale da poter arrivare a staccare i pezzi che sono in più. Adesso vi spiegherò di che cosa si tratta. E poi, qualcosa che mi aiuti a levare gli eccessi, le lime di diverse dimensioni, vedete? La grande lima che distrugge tutto e poi quelle piccoline che mi permettono di fare piccoli lavori abbastanza minuti. Oggetti per tenere insieme i pezzi, che possa essere il semplice elastico, vi assicuro che si parla spesso molto di bricolage, non bisogna avere chissà che cosa, quegli strumenti assurdi, non serve, a volte per tenere insieme due pezzi temporaneamente per l'incollaggio, basta anche avere un po' di scotch, niente di particolare, l'importante è il risultato finale, non come ci arrivo, un po' come nella grafica 3D. Poi, vari strumenti, io qua pure esagerato, addirittura il calibro, però il calibro mi permette sempre di fare delle verifiche. Mi stampo un cubo 2x2 e vado a verificare col calibro che sia perfetto, soprattutto nell'altezza, perché è quella che molto spesso dà problemi. Poi un set di taglierini, eccetera, colla a nastro, perché poi i pezzi vi farò vedere come li gestisco, d'accordo? Perché benché abbia una stampante relativamente piccola, posso fare grandi cose, non sembra, ma lo posso fare. Va bene?
ho comprato un aerografo, ho voluto esagerare, molto spesso neanche lo uso, utilizzo il pennello, no, però una aeropenna, più corretto, una aeropenna aiuterebbe, mi aiuta a fare anche delle cose più belle, diciamo, in termini di rifinitura finale dell'oggetto, va bene? Colori, i colori sono importanti, colori acrilici di qualità, questi sono molto importanti. Con i colori acrilici si riesce a raggiungere veramente un modello bianco che esce bianco, lo posso far diventare colorato con qualità molto elevata. Va bene? Santini, tanti, perché aiutano davvero tanto, questi non devono mai mancare. E poi soprattutto, no, il momento di riflessione, cosa stampare, no? Perché questo è un momento importante, perché alla fine ti rendi conto poi, no, che sei pronto, no? È come se tu avessi l'aereo, no? Tu hai l'aereo, ma dove vado? Ok? Quindi bisogna capire anche il momento giusto per avere anche l'idea di che cosa stampare, o a meno che non ti arrivi una commessa, quello poi sono altre cose, no? Bene, è arrivata l'illuminazione, ok? L'illuminazione è stato questo treno è il treno della Sila, è un treno a vapore che gira attualmente in Sila, fa un giro nelle montagne della Sila, molto bello, molto caratteristico, soprattutto d'inverno quando nevica, è fuori di testa, noi ci siamo stati con la famiglia, eccetera. Poi mi sono detto, ma che cosa porta a Napoli? Napoli è la città dove è nata la ferrovia italiana, no? Abbiamo Pietrarsa, il museo di Pietrarsa qui a Napoli da andare a visitare, dove ci sono tutte le locomotive, le ferrovie dello Stato, abbiamo avuto la prima linea dopo quella inglese, insomma, tanta storia italiana riguardo ai treni. E poi non so perché, non so come, ma io ho modellato di tutto, modellerei di tutto, ma mi sono trovato a fare treni. Ho fatto il treno di il Bayard, il primo treno italiano, poi ho fatto il treno a Cosenza, che c'è un treno, diciamo, un treno museo, l'ho fatto, l'ho realizzato, poi ho realizzato quello, mi sono trovato, ho fatto un treno per il contest, mi sono trovato a fare treni, non so neanche io perché e per come, però l'ho fatto, ho fatto il treno. Ok, quindi questo, diciamo, è la mia reference, l'ho visto su internet, poi ho comprato i biglietti con la famiglia, sono andato con la famiglia, ho fatto un miliardo di foto del treno, no? Quindi sono stato lì, mi sono fotografato tutto, minimo dettaglio, eccetera. Questa è la base, no? Io qua non l'ho messo, perché questa qua non è la versione della slide, quella che avevo detto io, ma non fa niente. Quindi, questa è la reference, insegna Pix, questa è la base del 3D, cioè io non sto parlando di stampa 3D adesso, io sto parlando di realizzare un modello in grafica 3D, è un modello, realizzare un modello in grafica 3D, a meno che non sia un modello di fantasia, richiede l'utilizzo delle reference, quindi o internet o vai a vedere il modello direttamente sul posto, tutto quello che volete, ma le reference sono importanti, perché se no forma, dimensione, i particolari non usciranno mai. Bene, quindi qui entra in gioco Blender. Ho preso il modello, tutte le reference, ho cominciato a costruire il mio modello. No, non sto qui a dirvi come l'ho costruito, che cosa ho fatto, come ho spostato il vertice o la faccia. Ho costruito un modello, sono un grafico dilettante e ho cominciato a creare il modello. Quindi guardando tutti i vari pezzi del treno sulle foto, piano piano li ho cominciati a costruire, a mettere in serie e li ho messi tutti quanti assieme. Nell'esploso, no? Parliamo di oltre 200 pezzi, ma sono tutti pezzi che io ho modellato non tenendo in considerazione che questo deve essere un treno che deve essere poi testurizzato, devo mettere i materiali perché poi lo devo animare, lo devo mettere in una stazione, deve fare il fumo, no. Questo deve andare per la stampa 3D, che poi in un secondo momento posso anche prenderlo, mettere i materiali, mettere le texture e animarlo, quello avviene dopo, potrei anche farlo, può essere di sì, può essere di no, non fa niente. In questo caso però l'ho dovuto pensare per la stampa 3D ed è qui che entra in gioco la logica della costruzione del modello con Blender, ma per la stampa tridimensionale. Ok? Quindi quando io ho costruito questo
questo modello l'ho dovuto costruire proprio per la stampa. E qui lo possiamo vedere perché, ad esempio, in base alle dimensioni del piatto di stampa, d'accordo, ho dovuto scendere a patti proprio con le dimensioni dei pezzi da stampare, ok? Voi considerate che questo treno l'avrei portato con piacere, in questi ultimi giorni mi sono dedicato per cercare di ultimarlo, perché quel primo che ho fatto è grande così, il primo che ho fatto l'ho venduto, ok? Quindi il secondo l'ho iniziato, poi lo volevo portare su input di Francesco, ci ho provato in 3 giorni a completare quello che ancora non avevo fatto e quindi non ci sono riuscito, ho fallito, ma non fa niente, lo porterò magari a Torino. Comunque, questo è il modello esploso, ok, d'accordo? Questa per esempio è la basetta, ok? La basetta è divisa in due, perché nel piatto di stampa non c'entrava tutta unica, solo questa qua prende il piatto di stampa, quindi ho stampato in due un collaggio o il piano del mio treno, d'accordo? Stesso discorso per la caldaia, vedete? La caldaia che poi qua ho la cabina di pilotaggio, poi qua ho tutti, siamo a oltre 200 pezzi, d'accordo? Piccoli piccoli, da grandi grandi, va bene? Cosa serve per poter stampare un oggetto piccolo o grande che sia? Serve innanzitutto conoscenza della stampante. Io la stampante la devo conoscere come qualsiasi utensile, d'accordo? Lo devo conoscere bene, perché se no prende, i livelli di stress arrivano al massimo. Quindi, come si fa a conoscere una stampante? Prendo piccoli oggetti, anche scaricati da internet. Io così ho calibrato le stampanti e ho cominciato a conoscere le stampanti. Piccoli oggetti anche scaricati da internet o semplicemente il cubo di default, stampato tantissime volte, quindi con la regolare la densità, la spalletta, quanto deve essere spesso, quanto deve essere alto, controllare la calibrazione, eccetera eccetera. Quindi vedere il comportamento della stampante, oggetti piccoli, oggetti grandi. Una volta che io conosco la stampante, ne conosco i difetti, perché le stampanti, ogni stampante, ogni marca ha dei difetti. Conosciuta la stampante, poi posso creare quello che voglio. Poi gli oggetti, per essere stampati ed essere idonei alla stampa 3D, non devono avere compenetrazioni. Normalmente quando io costruisco degli oggetti per una scena o per un'animazione, qualsiasi cosa, no, io posso mettere un cubo dentro un cubo, dei cubi vicini uno dentro l'altro, no? Nella stampa 3D questo non va bene. La stampante, il software per la stampante, lo vedremo dopo, non metabolizza le compenetrazioni, quindi devo sapere bene come funzionano le booleane, d'accordo? Per fortuna in Blender in questi ultimi anni le booleane sono sempre migliori, insomma, abbiamo un sistema di booleane che è fantastico. Quindi con le booleane che cosa facciamo noi? Possiamo prendere due oggetti, compenetrarli e o unirli, d'accordo, oppure sottrarne uno o l'altro. Questo serve assolutamente per poter stampare, quindi gli oggetti non devono mai essere totalmente o parte di essi all'interno di un altro oggetto. Poi le mesh, no, devono essere chiuse, né? Quando io faccio un modello, se è un modello così, tanto devono mettere una minimazione, lo butto là dentro. Se ci sono due vertici uno sopra l'altro, non utilizzo per esempio il subdivision surface, me ne frego, magari manco me ne accorgo. Nella stampa 3D non è possibile. L'involucro mesh, qualsiasi forma abbia, deve essere chiuso, ok? Altrimenti non stampa, non va bene. Queste sono le cose che devono essere di base, che devono essere assolutamente rispettate. Poi le normali, le corrette, noi sappiamo che è un poligono, no? Ha una normale, d'accordo, e la parte posteriore, va bene, che è generata, diciamo, tra virgolette, artificialmente, no? Cioè il backface cooling. Se noi attiviamo il backface cooling, non vediamo la faccia dall'altro lato, d'accordo? La normale, la faccia invece che è generata, d'accordo, deve essere sempre esposta verso l'esterno. Può capitare che quando noi creiamo oggetti, soprattutto quando li duplichiamo, no? Ma quando generiamo oggetti in generale, una o più facce vengono girate, addirittura tutte le facce vengono girate, neanche ce ne accorgiamo, perché il backface cooling ci aiuta a vedere comunque l'oggetto, no? Quando normalmente non dovrebbe essere visibile.
Invece per la stampa 3D le facce devono essere montate tutte verso l'esterno. Il rispetto delle distanze. Perché il rispetto delle distanze? Quando noi stampiamo, utilizziamo la stampante a filamento, fondamentalmente sono molto precise, però diciamo un po' grezzotte ci sono. Quindi quando dobbiamo costruire degli oggetti che sono uno a fianco all'altro e dobbiamo avere delle misure ben precise, le misure determinate da punto A a punto B, e da punto A a punto B abbiamo questi due oggetti dobbiamo considerare che probabilmente potrebbe esserci una dilatazione dovuta a determinati fattori, va bene? Quindi molto spesso conviene provare, fare dei test, delle prove. Scusate? Poi, calcolo delle tolleranze, soprattutto per oggetti, tanti piccoli oggetti uno vicino all'altro, che poi in una catena, in una distanza, fanno tanto spessore. E gli spessori, cioè se io devo creare una parete, non posso creare pareti troppo sottili, perché poi il software comincia ad entrare in panico, comincia ad impanicarsi, e benché io lo veda all'interno sia di Blender, all'interno sia del programma che mi permette di fare lo slicing, poi a livello di stampa non viene come vorrei. Quindi gli spessori degli oggetti devono essere sempre ben calcolati. Poi all'interno di Blender c'è, mi ha accennato prima Massimiliano, c'è il Blender 3D Print Toolbox, è un add-on che è presente in Blender, è nativo, va solo attivato. Una volta che quello attivato, lo attivate, vi compare questa linguetta, no? Nella tool shelf, e in pratica c'è praticamente questo sistema di controllo e analisi dell'oggetto, ok? Serve, io per esperienza non lo uso neanche, devo essere sincero, perché ormai ho acquisito quella che è la conoscenza nella costruzione del modello. I modelli non devono essere troppo, non devono essere costruiti, diciamo, con l'effetto balcone, perché se non ho il sostegno sotto, questo oggetto poi cade, non possono essere sospesi, c'è tutta una serie di cose. Per fortuna. Questa è l'esportazione in Blender. Questo è importante, un concetto importante. Allora, come, per chi magari non lo sa, non sa come arrivare da Blender all'oggetto finito, questa è la catena, è semplice. Prima l'avevo levato questo, ma c'è rimasto. Però questo fa riflettere. Blender, costruisco l'oggetto, lo costruisco tenendo in considerazione tutte le cose che io vi ho detto, eccetera, lo esporto in STL, va bene? Anche se ci sono tanti programmi che adesso prendono anche l'STL, io lo esporto in STL, vi sto sempre parlando della mia esperienza. Poi l'STL lo apro con Repetier Host, che è un programma per lo slicing. Adesso vi spiego che cos'è lo slicing. Lo slicing non è altro che la conversione del file STL in dati numerici che poi permetteranno alla stampante di fare i vari percorsi. Ok? Crea proprio un vero percorso dove poi in maniera diciamo ignorante la stampante comincia a depositare il filo. Praticamente sono calcoli matematici di posizione per il piatto della stampante, l'altezza della stampante, quando deve gettare l'estrusione del filo, eccetera. E questo si chiama G-code, quindi è un insieme di dati matematici che permettono alla stampante di poter muovere i motori, in pratica. E poi, dopodiché, c'è l'oggetto. Questa catena è tutta automatica. Prendo Blender, costruisco, esporto, ripeto lo host in automatico, vi farò vedere di che cosa si tratta. In automatico mi crea il G-code, non devo fare niente, non devo intervenire sul G-code, forse qualcosina potrei pure farla qua, ma vedremo che io non servirà manco fare niente qua. E poi ho l'oggetto. Ok. Questa è l'interfaccia del programma, no? Di slicing, nel mio caso di Repetier. Ok?
Allora, io prendo l'oggetto, lo importo, l'oggetto lo trovo all'interno del programma come se fosse in Blender, quindi abbiamo sempre un piano tridimensionale, dimensione, eccetera, e il piatto è regolato in base alla stampante, cioè andando sul menu, d'accordo, regolo in è regolato in automatico, quindi quando io installo Repeater non devo fare niente, assolutamente niente, personalmente io non faccio nulla, non l'ho mai toccato. L'ho installato così come l'ho installato, l'ho aperto. L'unica differenza è con l'altra stampante di grandi dimensioni, perché il piatto è più grande e quindi ne approfitto, no? Ma siccome è strutturato sulle stampanti normali, che vendono normalmente, il piatto 40-40, eccetera, l'altezza sempre la stessa, semplicemente così com'è. Quindi, immaginate che questo piano non è più un piano tridimensionale dove costruire, eccetera. Sì, ho finito. Dove costruire, eccetera, ma è proprio la dimensione del piatto normale, va bene? Quindi metto il mio oggetto, lo faccio, clicco sullo slicer, in questo caso io utilizzo il Cura Engine come motore di slicing, dopodiché potete vedere la differenza. Automaticamente mi viene generato sempre il pezzo, ma se lo andiamo a vedere nello specifico, questo qua è tutto un percorso, proprio se zoomiamo, si vede proprio il percorso che farà la testina man mano fino a creare l'oggetto, e poi mi crea in automatico pure gli appoggi, perché chiaramente qui non ho un appoggio, quindi la testina quando va a depositare questo cade, no? Quindi mi crea automaticamente dei depositi, ok? Quindi delle strutture di sostegno, lo fa in automatico, non bisogna fare niente. Potete settare quanto può essere in pratica densa questa struttura, è una struttura che poi una volta che ho stampato l'oggetto basta che faccio un po' di leva, si levano in automatico, non devo fare niente di particolare. Poi con la spatolina un pochettino di miglioramento della faccia, perché magari è rimasto qualche piccolo deposito, e ho finito, va bene? Raccomandazioni. Allora, pulizia della stampante, vedete questo qua, questo è un deposito, il deposito di base. Quando ho finito di stampare, ho stampato dei pezzi, dei cerchietti, in pratica, e questo qua è la sporcizia che rimane sul piatto, va bene? Questa qua va levata, semplicemente con la spatola, perché quando noi andiamo a stampare successivamente un altro pezzo, spesso quando lo stacchiamo dal piano ci troviamo altri pezzettini e quindi dobbiamo fare non più la pulizia, dobbiamo fare una doppia pulizia perché abbiamo tanti pezzettini da dover togliere. Serraggio delle viti e bulloni sono molto affidabili le stampanti, però come mi è successo una volta, la stampante era nuova uscita dalla scatola, ho cominciato a stampare, non mi stampava bene, ho detto a posto, qua ci risiamo, no? In realtà che cos'era successo? Levando la cuffia dello slicer, della testina, mi sono accorto che proprio la testina, proprio il riscaldatore era leggermente svitato, quindi l'ho serrato ed è ritornato tutto perfetto. Quindi ogni tanto controllate anche il serraggio. Poi, pulizia del piano, temperatura corretta, verificate sempre le temperature. Normalmente per il PLA, perché poi ci sono i fili, sono le due grandi tipologie di filo sono due, PLA, che sembra plastica ma è di origine naturale, e poi c'è l'ABS. Sono due tipi di fili che hanno temperature diverse, 210 gradi l'ABS, 180 gradi il PLA, poi c'è il piano di base che è 55 per il PLA, 60 o 80 addirittura per l'ABS. Ok, io personalmente uso solo PLA, però è chiaro che se devo mettere l'oggetto fuori e deve prendere acqua, l'ABS è più indicato, ok? Anche se l'ABS è tossico, ok? Quindi bisogna sempre stare attento ai vapori, eccetera. Poi, test del filo, vi ricordo il filo di qualità, io compro solo filo di un certo tipo, lo conservo in un certo modo. Il filo cinese, quello a poco prezzo, non serve a niente perché scoppietta, perché è umido, perché si interrompe, perché quello riciclato soprattutto viene fatto con le frattaglie di filo di scarsa qualità, di vario filo. E quando andate a stampare la qualità è pessima, d'accordo? Spesso neanche i layer si attaccano l'uno all'altro. Non usate filo non di qualità, tanto la differenza è poco, poche decine di euro, e con una bobina da un chilo ci stampate quello che volete. Ok?
Poi, uso della lacca per capelli, è una tecnica antichissima, sembra che i sumeri l'abbiano tramandata. La lacca per capelli spruzzata sul piatto permette dell'adesione, la migliore adesione, quindi è una sicurezza in più. Un bel colpo di lacca abbondante, la fate asciugare, dopodiché quando stampate l'oggetto rimane attaccato, ancorato al piatto, non lo staccate assolutamente. Per questo dico il tappetino amovibile, perché una volta che levate il tappetino con tutto l'oggetto, piegate il tappetino e si stacca, se no o fate così e spaccate tutto, oppure con la spatola cominciate a veramente ad entrare in maniera a gamba tesa sul piatto e cominciate a rompere tutto. Il piatto, anche se sono robuste le stampanti, non potete continuare a tirarlo in continuazione o peggio ancora con la spatola, dagli i colpi, non lo fate. Scalibrate tutto, insomma diventa un macello. Ok? Quindi test del filo, poi lacca, filo di qualità, non dimenticate gli oggetti sul piatto, succede, è successo anche a me. Voi stampate l'oggetto, vi distraete, vi andate a prendere il caffè, andate a prendere il ragazzo a scuola, rilanciate la stampa nuova, c'è l'oggetto fisicamente con la lacca, quindi è indistruttibile, lì, che cosa fa la testina? Fa l'home, tu non ci pensi più all'oggetto messo là, fa in autocheck, va in home, poi comincia a stampare perché raggiunge la temperatura, bababom, e trova l'oggetto sul suo percorso, e si blocca, nella migliore delle ipotesi si blocca se la stampante prevede il bloccaggio, se no succede il disastro, ok? Piegate tutto ed è un macello, va bene? Queste sono le raccomandazioni che io vi faccio, d'accordo? Poi è chiaro che ognuno di voi potrebbe farne mille di raccomandazioni. Bene, iniziamo. La stampa, questo è l'oggetto che ho iniziato a stampare, vi ripeto, non ho portato l'oggetto perché il primo che ho stampato l'ho venduto, quindi poi ho iniziato a ristamparlo sperando di riuscire a portarlo qua. Questo oggetto che vedete sono, come nell'esploso che vi ho fatto vedere prima, sono tutti i pezzi tutti incollati. Io poi prendo i pezzi, li stampo tutti e poi piano piano li comincio a incollare e prende forma. Quindi questo è un pezzo, la cabina, questo è un pezzo che la fornace, i vari pezzettini attaccati, i pezzi dietro attaccati, persino questo qua, il predellino di salita, tutti questi pezzi sono tutti pezzi uniti in un secondo momento, eccetera, 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 fiumi di colla, va bene? Questi sono tutti i vari pezzettini che io piano piano stampo, io prendo e stampo e poi assemblo, ok? Quindi io intanto stampo, li stampo tutti, li metto da parte, inizio, magari inizio a incollare i pezzi più grandi, inizio sempre dai pezzi più grandi e poi vado a rifinirli. I dettagli, d'accordo? Ecco, qua esce l'uomo, il bricolage, ok? Perché il bricolage? Perché un mio dubbio è versato sulla stampa di vari tubi, tubicini che si trovano normalmente in un treno a vapore, no? I treni sono pieni di tubi, tubicini, eccetera. Io all'inizio avevo pure provato a stampare, devo essere sincero, con scarso risultato, perché quando tu fai cose particolari, magari anche molto piccole, d'accordo, si rompono, si piegano, il calore insomma non ti aiuta, tanti piccoli problemi. Quindi poi alla fine è uscito il mastro che è in me e ho pensato a che cosa? Il filo elettrico. Quindi ho preso il treno, ho cominciato a passare filo elettrico, questi che voi vedete sono tutti fili elettrici, questo è addirittura un filo di terra, non so se vedete i colori, verde e giallo, e ho cominciato a passare il... Io ne parlo con tranquillità perché questo non è il primo oggetto che ho costruito, il primo che ho costruito l'ho fatto con questa tecnica, quindi adesso magari vi sembro pure bello tranquillo, magari fin troppo, no? Ma questa è la tecnica provata e ha funzionato, va bene? Dopodiché il colore, ho cominciato ad utilizzare l'acrilico, già vedete per esempio i fili non si vedono più che sono fili, però fanno la loro figura, d'accordo? Ho cominciato a utilizzare l'acrilico, ho cominciato a dipingerlo con l'acrilico, eccetera. La foto non rende, perché andava visto di presenza. Sì, ho finito. Sì, ho proprio finito. Questo è il risultato finale, va bene? Questo è il risultato finale della... Grazie. Ma c'è un ma. Questa è la prima che ho fatto e il risultato che benché piaccia non è quello del secondo modello che sto tirando fuori, perché riprovandoci sono migliorate tantissime cose, va bene?
Quindi ho utilizzato semplicemente acrilici, il colore di buona qualità, poi con una penna bianca ho fatto le mie scritte, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il treno reale, ok? E questo è il treno stampato, quindi è grande così, è bellissimo. Poi, l'ultima cosa, proprio ultima. Non so come... Allora, Bandai Namco, per chi non conoscesse di che cosa sto parlando, andatelo a vedere in internet. La Bandai, che è un'azienda giapponese, sono quelli che fanno i robottoni, quei robottoni manga che voi vedete magari nei negozi di settore, il Gundam, tutto, utilizza la stampa 3D per fare i modelli iniziali, cioè quelli che tirano fuori i vari modelli che poi vanno a vendere, sono praticamente i progettisti, stampano con la stampante a filamento, come quella mia, non è che hanno chissà che cosa, come quella mia stampano i vari piccoli pezzi che poi formano il Gundam, per esempio, o un modello nuovo che magari uscirà da lì a poco. Poi da tutti questi pezzi li mettono in un piano e fanno praticamente il negativo per poi fare la stampa a iniezione, che è un'altra tecnica, va bene? E lì poi queste stampe a iniezione vanno nelle scatole e vengono vendute in tutto il mondo. È un'azienda impressionante, d'accordo? Basta, ho finito, grazie.